Ragazzi e ragazze, benvenuti a questo nuovo video. Oggi facciamo una bellissima review di un libro che ho stra-adorato e si tratta di questo libro di Mark Zusak e già il nome capirete in molti, quindi La ladra di libri. Adesso mi parte uno starnuto. No, scherzavo. No, però mi sta venendo veramente lo starnuto. Vabbè, questo libro costava 16,90, ma io l'ho pagato... Fantastico, ho detto salute, lo ringrazio. Sono un po' raffreddata, non so se ve ne rendete conto. Madonna, che capelli, scusate. Allora, comunque, dicevo, prezzo pieno, sì, vi ammazzo col libro. Prezzo pieno 16,90, ma io l'ho pagato con un 15% di sconto. Quindi 14,37, c'è scritto qua. E insomma, ho avuto un po' di sconto, quindi buono. Era proprio in sconto lui, non è che l'ho chiesto ovviamente, però insomma 15% butta via. E quindi me lo sono fatto regalare da mia mamma. Cioè sì, non era un regalo, però gliel'ho chiesto: mamma, mamma, me lo compri? Mi ha detto di sì, quindi bene, felice. Però mi è costato tipo venire fuori con lei sempre col cane, quindi... Bene, mi è piaciuto tantissimo. Allora, come vedete, la sovracoperta c'è lei, che non mi viene il nome. Dio, l'ho letto un po' di tempo fa, molto tempo fa, cioè quasi 3 mesi fa, e non mi ricordo il suo nome, il suo cavolissimo nome. Come si chiama? Come... si chiama, non mi ricordo. Ragazzi, per trovare quel nome mi sono macinata nella testa 500 serie, prima che me lo dimentichi. Si chiama Liesel, e questa ragazza qua, che sarebbe La ladra di libri, appunto, è un'edizione Frassinelli, appunto. Nella sovracoperta c'è lei, e se tolgo sovracoperta il libro è fatto in questo modo. Ve l'avevo già fatto vedere che ero tipo a luglio al mare e lo stavo leggendo, quindi perdonatemi se non mi ricordavo il suo nome. La stavo per chiamare Hazel Grace Lancaster, ma in verità è la review del libro Storia di una ladra dei libri, quindi non è Hazel, perché quella lì è la ragazza di Colpa delle Stelle. Quindi un attimo di pulizia della mente per ricordare il suo nome e ce l'ho fatta. A proposito, guardate una cosa. Se... l'ho attaccato nella mia cameretta, adesso c'è tipo un riflesso su August, però vabbè, però io li adoro e l'ho attaccato qua. A me piace un botto, mi piacciono, vedete, su Big l'ho preso, cioè c'era, non l'ho preso, vabbè. Tornate in postazione, quindi vi parlo di questo bellissimo libro qua. Allora, è un libro che parla, cioè stiamo parlando del periodo nazista. Lei praticamente viene, gli muore il fratellino appena all'inizio del libro, appena all'inizio del film, quindi fantastico. A me è piaciuto tantissimo anche il film, l'ho guardato 500 miliardi di volte, l'ho fatto vedere praticamente a tutte le mie amiche. E il libro lo devo passare anche a certune di loro, quindi grande, lo tratteranno bene perché sennò gli stacco la testa. E va bene, allora praticamente parla di questo periodo nazista, quindi quando c'è Hitler. E cosa succede? Questa ragazzina qua viene adottata da due signori anziani e conosce Rudy, che diventa il suo migliore amico, tra cui Rudy è innamorato di lei. E a me è piaciuta tantissimo questa storia perché parla di avventura, di preoccupazioni, di amore, di... cioè è una storia vissuta sia dalla parte della morte, perché la narratrice è la morte, sia dalla parte dei vivi, della civiltà di quell'epoca, sia dalla parte dei vivi, dividiamoli in adulti e bambini e ragazzi. I bambini più piccoli, magari che non sanno ancora parlare, la vivono in un modo. I bambini, scusate, i ragazzi, quindi tipo i ragazzini, tipo sì, Hazel, grazie, sì, sempre quel nome, no. Tipo Liesel e Rudy, come la vivono, cosa provano, cosa pensano, come la combattono, e gli adulti, che sono quelli più terrorizzati perché sanno, diciamo, più la verità rispetto a... perché mi suona il telefono? Ci saranno molte interruzioni, fantastico, scusate per il telefono. Quindi dicevo, mi è piaciuto tantissimo questo libro perché appunto parla
sia la narratrice che la morte è una cosa che non mi sarei mai aspettata. È un'idea molto bella, secondo me, di far parlare la morte come narratrice. E niente, ragazze, per capire veramente quello che ho provato leggendolo, bisogna leggerlo. Perché ci sono momenti di suspense, ci sono momenti che tipo piangi. Io alla fine del libro avevo le lacrime giù per la maglietta anche, cioè avrò perso 5 litri di lacrime. Nonostante sapessi come andasse a finire, perché avevo visto il film prima di leggere il libro, quindi vabbè. E niente, ragazze, spero che sia piaciuto anche a voi se l'avete letto, magari lasciatemi un commentino, se no leggetelo. No vabbè, scherzo, però sapete che almeno se volete leggere un libro e non saprete quale e non l'avete ancora letto, leggete questo. Va bene, baci.